Allora sappiamo fare ancora la Juve, cioè quando ci mettiamo che vogliamo cacciare i coglioni, li sappiamo cacciare ancora. Finalmente una prestazione da Juve con la G maiuscola. La Juve così, con la G maiuscola. Finalmente una prestazione di carattere. Finalmente una Juve che ragazzi, dopo 50 secondi che è iniziata la partita, direte che io sono pazzo. Ho detto finalmente. Vedo una Juve con la cattiveria giusta perché veramente dall'inizio alla fine abbiamo fatto una partita da Juve che noi juventini siamo abituati a vedere. Una partita dove per l'ennesima volta hanno provato a metterci il bastone tra le ruote perché c'è un rigore clamoroso e netto su Chiesa con tanto di espulsione a Lozano. Poi che fa l'arbitro? Perché quest'anno va di moda che sai di aver sbagliato prima, non dai il rigore nemmeno all'avversario perché c'è da dire che poi comunque. A Napoli era rigore, però per pareggiare non l'hanno dato e questo è uno schifo che in Italia non va più bene perché ragazzi quest'anno se noi andiamo a fare i conti solo su Chiesa, io penso che ci mancheranno dai 10 ai 15 rigori solo su Chiesa. Forse avrò esagerato, ma più o meno siamo da là. Ed è assurdo vedere che comunque tutte le partite che c'è qualche rigore netto a noi non vanno a vederlo nemmeno al VAR. Poi agli altri. Con niente, il Milan, fine qualche partita fa il Milan, l'Inter, non ne parliamo oggi, altro schifo l'Inter, non so se avete visto il 2-0 dell'Inter, rigore clamoroso a Sassuolo, negato dal VAR, non so nemmeno se l'hanno visto, contropiede per il 2-0, cioè questo è un campionato farlocco. Giraudo disse, noi togliamo il disturbo, ma i veri banditi verranno ancora, e queste sono le parole che stanno uscendo di Giraudo, perché ragazzi... In 30 anni per me questo è il campionato più schifoso, più orribile, più falsato e più schifato di sempre. A partire dalla situazione Covid, come gestiscono le ASL quando decidono di giocare e quando no, come dare rigori a chi darli, a chi non darli. Se questo non è un campionato falsato, allora il falso non esiste. Però torniamo a noi. Una prestazione finalmente da Juve, poi Dybala. Voglio dire due parole su Dybala. Entra, ha fatto un grandissimo gol, però... Cioè, però non basta fare. Non basta fare così. Tu hai tanto da farti perdonare perché le tue marachelle, i tuoi comportamenti da bambino. Non serve un gol stasera per cancellare tutto. Paolo, devi lavorare tanto, 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 tanto. Perché tu non sei più il numero. Perché sei il numero 21 di una volta, lo potevo anche accettare. Ma quando tu indossi la numero 10. Quando tu indossi la numero 10, non mi basta che fai un gol dopo 6 mesi. Non si dimostra così l'amore verso la Juve. Devi sudare sul campo. Spero che questo gol ti faccia almeno tornare il Dybala di qualche anno fa. Che anche se non incideva in Europa, però in Italia faceva il suo. Cosa che da ultimamente nemmeno più in Italia stavi facendo. Poi festini, infortuni che non esistono, cioè... Non pensare che con questo gol di stasera, almeno io che sono coerente, dimentico tutto. Perché da stasera usciranno i tifosi che fino a ieri sparavano merda su Dybala, è passato un gol stasera e torneranno a portarlo alle stelle. Io dico solo che la tecnica di Dybala io non l'ho mai discussa. Io discuto il come si comporta in campo, il come lui ci sta rappresentando con la maglia numero 10. Quindi, dato che porti un numero importante, è ancora tanto da lavorare. Sono felice per il gol che ha fatto stasera. Speriamo, speriamo che da stasera in poi. Dybala possa tornare ad essere il giocatore che tutti quanti conoscevamo fino a qualche anno fa. Un'altra cosa, ragazzi, come io vi dicevo negli altri video, Buffon titolare sempre, perché io ho sempre detto che quando gioca Buffon io mi sento tranquillo. Oggi è l'ennesima partita dove Buffon dimostra che è ancora il numero uno, sempre attento sui tiri. Ragazzi, la differenza è che su Szczęsny, se subiamo due tiri, prende due gol. Buffon ha già subito 4 tiri pericolosi, ha risposto sempre presente. Sul rigore, vabbè, il rigore ci può stare che lo prendi, ma Buffon dà sicurezza, ragazzi. Quindi Buffon titolare sempre. Comunque, caro De Laurentiis, forse era meglio che la perdevi a tavolino, tutte queste tarandelle, tutto sto casino. E alla fine l'hai picchiato in da due posti e là. Adesso che facciamo? La vogliamo giocare di nuovo? È finita questa barzelletta, finalmente questi 3 punti che ci lanciano a meno uno dal Milan, siamo a meno uno dal secondo posto, ragazzi. Quindi io come vi ho sempre detto, la stagione se facciamo la Juve la possiamo ancora salvare. Poi lasciamo perdere quei pagliacci che stanno là, perché quelli come vedete anche oggi gliel'hanno messa sul tappeto rosso la partita, quindi
Pensiamo a fare secondi, entrare in Champions League, cioè abbiamo una finale di Coppa Italia da giocare, una Supercoppa italiana l'abbiamo vinta. Sempre detto, la stagione si può aggiustare, però se perdevamo stasera si sprofondava proprio e poi andava fatto quello che purtroppo io ho sempre detto, mi spiace per Pirlo, ma andava fatto. Spero che questa reazione sia anche fatta per Pirlo, perché io ho sempre detto che Pirlo non è un uomo che merita di bruciarsi. Io sapete quanto stimo Pirlo, quindi... Ragazzi, che la partita di stasera sia una svolta da qui fino a fine stagione. Lo vedremo, come si dice, chi vivrà, vedrà. Ragazzi, iscrizione al canale, condividete il video e ricordatevi sempre, e chi tifa Juve non perde mai. Vamos!